Italia da India 7087, lasciamo il cielo canto Rigoli Osocco per il rientro base Always Sun. Allora, manteniamo la quota dei 1000 piedi come quando siamo arrivati, lì a Osocco non c'è nessuno che ci ha risposto, quindi il campo è chiuso, probabilmente perché è festa, oggi è lunedì di Pasquetta, per cui non credo che molta altra gente sia in volo. Teniamo sempre quota a 1000 piedi, 1000 qualcosa piedi, saliamo un attimo 200 giri, andiamo giù a risparmio, riprendiamo la rotta per tornare allora a casa, quindi a questo punto da qui dobbiamo rimetterci, ecco qua, in rotta, dobbiamo seguire la linea azzurra, no? Quindi anche in caso di scarsa visibilità, ecco che i nostri GPS ci tornano utili per farci, per darci un'indicazione precisa. Ok, allora qua ci siamo, qui sotto oggi c'è foschia, veramente siamo a 900 piedi e quindi è un po' corto, adesso saliamo ai 1000 di prima. Rientriamo allora su Always Radio, sentiamo Udine, non ce ne sono, pronti nessuno, non c'è una nave San Mauro, nessuno, sentiamo Padova, ci mettiamo sul campo sulla presenza di Padova, vediamo se c'è qualche altro velivolo in giro, velivolo di direzione generale, eh? Per il rientro invece di fare il giro per fuori, per sopra Tarcento, lo facciamo dritto, basta rimanere fuori nella zona blu che è la zona di controllo da Udine, Ronchi, Aviano, eccetera. Sotto di noi qui c'è l'autostrada, quindi possiamo tenerla come punto di riferimento che viene da Tolmezzo, da Carnia e va giù fino a Udine, eccetera, quindi ci mettiamo paralleli, seguiamo l'autostrada come punto di riferimento, la teniamo qua. La nostra quota è 1000 piedi circa, un po' di più, benzina a posto, temperature a posto, pressione a posto, giri a posto, velocità indicata 160, 160, vediamo quanto ci indica il nostro GPS, ci dà 160,7, va bene, diciamo così. Siamo a una quindicina di chilometri dal campo, andando in questa direzione dovremmo incrociare la città di Udine a nord di Udine. L'importante per noi è tenerci fuori dai campi segnati dalle rive del controllo aereo. Allora, qui siamo oggi un po' veramente corta, l'atmosfera non si vede molto moltissimo, vediamo. Di tenerci sull'autostrada, quindi seguendo questa dovremmo arrivare come punti di riferimento almeno all'incrocio fra l'autostrada e la superstrada che incrocia 90 gradi. Allora,
giornate sono buone e limpide, la visibilità è molto buona, vediamo a 10-12 km. Oggi non si vede niente, praticamente voliamo un po', diciamo, paroloni grossi, facciamo un volo strumentale. Ok. Quindi la quota la teniamo col nostro altimetro, il QFE, siamo 1100 piedi sul, diciamo, dal suolo. Il GPS ci indica che stiamo entrando adesso nella zona controllata da Udine, per cui usciamo pian pianino e ci mettiamo con la pista proprio davanti al muso. Lasciamo l'autostrada qui sulla nostra destra, andiamo a incrociare il viale tricesimo, ecco qua, e dovremmo vedere anche il quadrati che sono qui sotto come punto di riferimento, sono i palazzi della Ipobanca, sono irriconoscibili, sono riconoscibilissimi, per cui la nostra direzione è lasciare l'autostrada a destra e metterci praticamente sulla superstrada che è questa, e andremo al campo che si trova laggiù a 6 km circa, quindi rimanendo sempre fuori dalla zona controllata di Udine. Ecco qua, facciamo iniziare una leggera virata a sinistra e possiamo anche iniziare a scendere un po' di quota. Saliamo un po' di giri, andiamo giù con calma, non c'è nessuna fretta. Allora, ci mettiamo sul campo, sulla frequenza di Always. Radio da India 7087 in rientro da Ovest per un avvicinamento a 1200 piedi cambia. Allora, siccome non c'è nessuno al campo Ovest, nessuno dei colleghi, facciamo tutto da soli, ok? Quindi adesso seguiamo la strada, lì c'è salta, ancora un po' perché siamo anche a 1200 piedi. Ecco qua. Andiamo sulla verticale di salta per mettere, impostiamo la virata per il finale, ci mettiamo 600 piedi, 500-600 piedi, vediamo. Perso il GPS di nuovo. Niente, non lo riagganca, non so perché non lo so. Quindi è poco affidabile questo prezzo. Va bene, allora siamo su salta, quasi a salta, qui sotto su salta di Pavoletto, la nostra quota è 1000 piedi. Siamo in discesa, 200 piedi al minuto, questo è sempre il telefono che fa. Ecco, qui siamo per incrociare il torre, quindi saliamo ancora un po' di giri. Si sentono un po' di termite che ci fanno salire. Da India 7087 tratto base per un finale pista 36. La pista è laggiù a un paio di chilometri, quindi caliamo ancora a quota, siamo a 700 piedi, entriamo in finale con calma. Eccoci qua, siamo a 600 piedi,
500 piedi, andiamo giù di velocità, mettiamo fuori Fraps. Ecco, quindi andiamo a cercarci la pista che è proprio di fronte a noi. Always, chiamata l'aria per Always, India 7087, in finale per pista 36. Diamo un po' di gas per tenere i comandi funzionanti. Ecco, ci fa. Ci teniamo a 90-95 all'ora. Abbassiamo un po' l'angolo di discesa perché abbiamo saltato anche la strada. Ecco, nei 100 metri ci siamo fermati. Ecco, allora adesso controlliamo tutto. Ripreso il GPS, adesso il mio GPS ha ripreso a funzionare. Vabbè, allora, chissà per quale motivo il GPS va e viene, comunque per fortuna.